Buongiorno ragazzi! Allora, eccoci in una nuova parte di Assassin's Creed. Ho parecchie notizie, ovvero, mi ricordo che prima, quando registravo, anche se io gioco ad Assassin's Creed normalmente verso i 60 fps, quando io registravo, gli FPS stranamente calavano di un templare e andiamo ad ucciderlo. Gli FPS stranamente calavano verso insomma, 25, oh, è una cosa veramente inspiegabile. Ecco, cazzo. No, madonna, è vero che qua non c'è l'uccisione in volo. Oh, madonna, che danno. E adesso, comunque, sto registrando. Adesso sto vedendo i miei FPS. Anche se sto registrando, vado dai 65, insomma, ai 70, anche agli 80 FPS. Grazie a un tutorial che ho visto sul canale di Vrent, che io appunto, che io vi raccomando, un tutorial su Game Booster, un programma utile per liberare i processi della RAM superflui, le applicazioni in background superflue, per ottimizzare appunto l'andamento del vostro gioco. Allora, qua abbiamo due cose da fare: innanzitutto un punto panoramico, poi in questa parte uccideremo Jubair. Olè, ciao. Allora, il punto panoramico è quello, quindi. Okay. No! Ma che cazzo va? Ma sei coglione! Vabbè, dai. Proviamo a fare una cosa così. Olè. Uccidete l'assassino. Dio buono, dai, madonna, ragazzi! Sì, ma almeno rincorretemi. Cioè, perché altrimenti sembra quasi che non. Eccolo! Mori! Dunque, quello è il punto panoramico, io prima lo devo scalare. Ah no, sono già dentro al ricordo, cazzo. Andiamo qua. Ecco, metto la webcam vicino alle casse. Ogni singolo testo di questa città deve essere distrutto. Amico mio, non dovete fare questo. In quegli scritti c'è un grande sapere, trasmesso dai nostri avi per buoni motivi. E quali sarebbero? Sono i segnali luminosi che devono guidarci, per salvarci dall'oscurità e dall'ignoranza. No, quei fogli sono coperti di menzogne. Avvelenano le menti. E finché esistono, non si può sperare di vedere il mondo per quello che realmente Come potete accusare quei testi di essere delle armi? Sono strumenti di studio. Li consultate in cerca di risposte e salvezza. Contate più su di essi che su voi stessi. Questo vi rende deboli e patetici. Confidate nelle mani. Macchie d'inchiostro. Vi chiedete forse chi può metterle lì? O perché? No. Accettate semplicemente ciò che dicono senza questioni. E se quelle parole dicessero il falso, come sovente accade, ciò è pericoloso. Vi ingannate. Quei testi offrono il dono della conoscenza. Ne abbiamo bisogno. Amate così tanto i vostri scritti? Fareste qualunque cosa per essi? Sì. Sì, certamente. Allora, raggiungete. Chiunque parli come lui è da considerarsi un pericolo. Chi altro fra voi intende sfidarmi? Bene, i vostri ordini sono semplici. Aggiratevi per la città, recuperate gli scritti rimasti e aggiungeteli alle cataste per le strade. Quando avrete finito, manderemo un carro a prenderli, perché possano essere distrutti. Ok, questo Jubair sembra tanto un dittatore, uno che vuole essere un dittatore perché, come al solito, in molti paesi dove c'è stata la dittatura, da quanto ne so, sono stati distrutti i testi. Vabbè, lasciamo perdere che poi dopo io ho una scarsa conoscenza un po' di tutto, ma
Andiamo in ciascuno dei punti segnati perché dobbiamo uccidere la guardia di Jubair che c'è lì. Insomma, una specie di predicatore. Ecco. Merda. Oh, che cosa fai? Cosa fai? Ecco, mi ha scaraventato a terra. Allora, uno, aspettate un attimo che lo finiamo. Questo qua. Ma sono guardie tra l'altro molto deboli. Sia quelle lì che fanno la guardia, sia questa qua principale. In ciascuna delle croci segnate ci sarà appunto uno dei scagnozzi di Jubair. Dunque, qua c'è un soccorso, ma adesso non ci interessa. Scusate. Allora, lì ce n'è un altro. E a quanto pare ci sono pure due che fanno la guardia. Quindi è una cosa che sembra. Ecco! Madonna, ragazzi! Allora, adesso qua ci sarà da rompersi i coglioni parecchio perché ce ne sono di più di guardie. Ecco. In più questi qua a volte contrattaccheranno, faranno una specie di contrattacco come tutte le guardie, però l'importante è ucciderli, ce ne sono altri tre, mi sa. Boh. Madonna, ragazzi, va via. Infilzato. Dobbiamo ucciderle perché poi andremo a combattere contro Jubair e lo uccideremo. Ovviamente faremo tutto in questa parte, non mi importa se verrà lunga 20 minuti, ma voglio finirlo questo let's play, perché così poi dopo potremo passare ad Assassin's Creed 2, che è un gioco molto più interessante e coinvolgente, molto più bello. Quindi scusate se questo let's play in parte è stato noioso, ma vi comprendo. Infatti è un gioco un po' ripetitivo, come ho già detto. Allora, ce ne restano altri tre. Andiamo subito. Incredibile. Via. Wow. Caduto giù, si è spaccato l'osso del collo. Via. Anche tu. Dove sta adesso? Ah no, ce ne sono quattro, vabbè. Intanto andiamo lì, che ce n'è uno pure lì. No, Eva, Madonna, quanti nemici. Dov'è il predicatore? Quello lì. Dai, 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 dai. Infilziamo subito quello, dai, non c'è tempo per gli altri. Ecco, l'ho agganciato, fine. Abbiamo preso anche una bandiera. Dai che prendiamo la bandiera. Dai, 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 dai. Addio, buono. Presa. Via. Oh, vaffanculo te. Dio è dalla mia parte. Questo qua ha detto Dio è dalla mia parte. Vabbè, non so se ci sono dei cristiani nei commenti di questo video, ma per quanto mi riguarda io non sono credente, quindi. Dio vostra folla, va via. Sì, ne rimangono tre. Punto panoramico eventualmente lo possiamo. Possiamo scalare ad AI adesso, dai, facciamolo adesso così non rompe più i coglioni, questo punto panoramico. Allora, dunque, per chi se lo stesse chiedendo, adesso non so quando questa parte verrà pubblicata, ma adesso è il 10 di luglio e allora, sapete che io avevo detto, ho detto e ridetto che mi sarei comprato un headset? Ecco, io avevo scelto appunto un headset della Logitech, appunto le Logitech G35, che mi sembrano molto buone, una qualità audio ottima, e insomma mi servono anche delle cuffie proprio per giocare, cuffie buone. Ecco, io avevo ricaricato la mia PayPal, sì, e adesso partite con Giuseppe Simone qui sulla PayPal, vabbè, avevo ricaricato la mia carta di credito di 70 euro miei, che mi sono guadagnato lavorando. Ne avevo insomma 47 in totale perché avevo ricevuto due pagamenti di TGN, uno da 13 euro, l'altro da 30 euro più 4 euro di mia madre che erano sulla carta appena l'ho fatta. E praticamente io avrei. Oddio, questo qua è Jubair. Dopo vi racconto la vicenda. Tanto questo qua è Jubair, lo dobbiamo affrontare a tutti i costi, cioè dobbiamo batterlo perché ormai ci siamo. Ci sono parecchi suoi scagnozzi, madonna. Mettiamoli al tappeto temporaneamente. Via. Adesso però non si vede una sega.
Qual è Jubair? Sono tutti uguali, Dio Bono. Allora, questo va via. Ah, è questo qua, Jubair, secondo me. Cazzo! Cosa sta succedendo? È fuggito! Madonna, ragazzo! No! È fuggito! Non stava combattendo! Ma che idiota che sono! No! Oddio! Allora, adesso io qua faccio un piccolo taglio e riprendo quando sono da Jubair. Ecco ragazzi, sono qui. Questo qua è Jubair perché lo individuo colore oro grazie all'occhio dell'aquila. Non facciamolo scappare, agganciamolo. Dio canaglia! Via, cazzo! Madonna, ragazzi! Allora, adesso selezioniamo il pugnale. E no, aspettate un attimo. Spostatevi, Madonna! Via! Dov'è? Dove cazzo è Jubair? Dio! Muori! No, non è lui! È l'altro Jubair! Dio can. Scusa, ma non muori! Quanti cazzo di pugnali devo lanciargli? Per ucciderlo! Figa, ma ti prenderò, ti prenderò! Ciao, ti prenderò come? Dove è andato? È questo qui, è questo qui! Questo! Dai, 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 dai! Dai! Casa è questo qui, coglione, beccalo! Madonna! Oh, figa! Oh! Dio, Madonna, ragazzi! Cazzo! Madonna! Ma vai via, vai via! Ma Dio porco, non intendo perdere di nuovo! Adesso sto coglione, è più forte perché c'ha le guardie dalla sua parte. Allora, io gli faccio fare un bel giro in tondo, così intanto lui mi segue. Ma io intanto recupero un po' di energia, perché è ovvio che io. Sì, però intanto mi vedono un casino di guardie, mi inseguono, si uniscono alla folla anti. Come si chiama? Altair, sì. Dov'è Jubai? Madonna, quante guardie! Oh my fucking god. Io voglio vedere se Jubair riesce a seguirmi su un tetto. Vediamo se riesce a seguirmi qua. Sì! Caduto in trappola, bravo! Perché hai fatto questo? Gli uomini devono agire secondo coscienza. Non sta a noi punire chi è mosso dalle proprie convinzioni. Per quanto diverse dalle nostre. E quindi? Dovreste avere voi la risposta. Educarli, a distinguere bene e male. Deve essere il sapere a liberarli, non la forza. Essi non imparano, accecati dalla loro stessa visione. Sei ingenuo, se pensi al premio. È una debolezza, assassino, per la quale esiste una sola cura. Vi sbagliate, ed è perciò che dovete essere messo a tacere. Sono forse diverso dai preziosi tomi che cerchi di salvare. Una fonte di sapere con la quale dissenti. Però sei stato lesto a togliermi la vita. Un piccolo sacrificio per il bene di molti è necessario. Non sono le antiche scritture a ispirare i crociati, ma legittimare il senso di furia di Salah al-Din e dei suoi uomini. I loro testi mettono altri in pericolo, sono causa di morte. Anch'io stavo compiendo un piccolo sacrificio. Poco importa ormai, il tuo compito è finito. E così anch'io. Ok, scappiamo. Però aspettate un attimo. Adesso ho paura che mi tirino qualcosa perché di sicuro mi. Ecco! Vai, vai. No,
Dai, 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 scappiamo. No, com'è che mi sta. Com'è che vi. Cos'è che vi stavo dicendo prima? Della carta. Ci avevo messo su 70 euro e non mi sono ancora arrivati. Non so perché, io sono andato all'ufficio postale, cioè, ho dato il numero della mia carta, eccetera, eccetera, ma non mi sono ancora arrivati su i 70 euro. Io adesso devo chiamare, ovviamente, telefono perché non voglio essere preso per i fondelli ancora. E esigo di mettermi su quei 70 euro, veramente. Ecco, cazzo, porco Dio. Madonna, ragazzi. Tu muori! Via! Sudicio. Dai, andiamo subito alla dimora, dai! Altrimenti è un casino. Ok, fatto. Guardiamoci il filmatino. Dimmi che la compresa è riuscita. Sì, i roghi di Giubbair sono spetti, come la sua vita. Ottima notizia, non avevo dubbi sul suo successo. Era necessario. I sapienti erano asserviti al suo volere. Non alimentavano i roghi solo con i libri, ma con chiunque si opponesse a loro. Tante ignoranze è solo fonte di male. Hai fatto una buona cosa oggi. Come gli altri, era convinto di agire correttamente, di spianare la strada a un futuro migliore. Ovvio. E questa è la prospettiva della mente di un folle. Da ciò che ho visto nelle scorse settimane, è come se questa terra fosse impazzita. Ed è perciò che lottiamo per far cessare la guerra, perché torni la ragione. La gente cerca disperatamente una direzione, facile per uomini come Jubair approfittarne e indurla al male. Dovresti andare al Altair, torna dal Mualim, digli cosa hai visto, informalo del bene che hai compiuto quest'oggi. Salute e pace, Afik. Altrettanto. Avanzamento rapido, un ricordo più recente. Ok, nella prossima parte torneremo dal Mualim e faremo ciò che ci dirà. Grazie per la visione, mi raccomando, lasciate un mi piace e ci vediamo alla prossima parte. Ciao ciao!